Maurizio Basilico, direttore sportivo. Ciao, basket. Ciao, allora Maurizio, facciamo un riepilogo di questo campionato. Siamo a due terzi di stagione regolare, guardiamo la classifica e dobbiamo guardare anche in faccia quella che è la realtà. La realtà dice che il 13° posto per entrare in playout è quasi una chimera, però guardando l'ambiente, anche la vostra fiducia, voi non parlate. No, noi non vogliamo, è ovvio e evidente che questo momento qua a dirti che le cose siano andate bene, direi una scemata. Ci aspettavamo sicuramente una classifica diversa, non abbiamo mai mollato, non molliamo, siamo sempre stati vicino alla squadra, lo siamo tuttora. Se ci sarà da prendere qualche altro rinforzo, valuteremo tutte le varie possibilità. Io e il Presidente abbiamo tutta l'intenzione di rimanere in questa categoria, che è la categoria che ci appartiene, quindi faremo ulteriori sforzi se sarà il caso, se no ci giocheremo tutte le nostre carte con i nostri giocatori. Avete un pubblico veramente da lodare, il fatto di vedere tanta gente, nonostante una posizione di classifica precaria, al Pallaforzani e nelle altre realtà, diciamo, con Pallasette semideserto, nonostante una buona classifica, è un'iniezione di fiducia per questa categoria. Ma è un'iniezione di fiducia, dietro le quinte noi abbiamo delle persone che lavorano con noi, Antonio Fagotti è la prima persona che viene in mente, che sta facendo un lavoro con i suoi collaboratori incredibili, che ci permettono ogni settimana di avere comunque sponsor, l'attenzione dei media, e continuano a lavorare a 360 gradi. Nel nostro intento cerchiamo di motivare la squadra nel miglior modo possibile. I giocatori noi comunque stiamo vicino, l'ultimo mese è stato un mese anche particolarmente difficile, ma anche con il fatto che Ciastoma si era fatto male, l'abbiamo avuto la settimana scorsa non al 100%, noi abbiamo fiducia, dobbiamo farla, cerchiamo anche con il nostro settore giovanile, con il nostro mini basket, ogni settimana cerchiamo di creare delle iniziative, anche iniziative sul territorio, per cercare di avere sempre quelle persone che siamo abituati a vedere, quindi 2000 persone e non è facile, quindi devo ringraziare veramente tutti i nostri collaboratori che ci danno una mano per avere queste un po' di persone che ci danno entusiasmo per continuare a questi livelli. Perché mi piace molto analizzare la situazione della vostra rosa in maniera tecnica. Hai fatto un ulteriore argomento importantissimo, cioè Thomas. Diciamo che rimpiando maggiore a questo punto del roster che andava a completare un po', sarebbe stato un volante veramente tenerissimo. Beh certo, noi io con te ci siamo visti un paio di volte quest'anno e ti ho sempre detto l'assenza di Gabriele è stata devastante per me. Non ti dico che magari oggi avremmo avuto X punti, però ti do la certezza che con Gabriele noi non avevamo 8 punti, sì, te lo do per certo. Gabriele ci dava fisicità, ci dava anche leadership, è assolutamente un giocatore che ci manca, però purtroppo quest'anno sono successi tanti fatti che ci hanno portato ad essere a questo punto. Però come ti ho detto prima, nessuno di noi, presidente compreso, ha intenzione di mollare e andremo fino alla fine e sicuramente spero di riuscire per tutta la gente di Legnano a centrare l'obiettivo della Sardegna. Maurizio, bocca al lupo. Crepi, grazie sempre di più. Alla prossima.